Peccato che non puoi aprire le porte, piccolo lupo. È un vero peccato. Ehi, gente, questo è Vio. Ben ritrovati sul nuovo episodio di The Log Dark Modalità Interloper. Allora, che è caduto? Cos'è caduto? Non lo so, ma mi ha fatto paura. Allora, forse non dovrei fare i video in 4K mentre registro, considerato il lag. Guarda un po' che cosa ho nell'inventario per capire a che punto ero. Due paio di pantaloni di militari. Oh, alla grande. Ok, ho decisamente troppi kit da cucito, abbastanza funghi, tisane ne ho, è vero che ho i parassiti intestinali, 4, 5, quindi ho 6 trattamenti e io sono malato per quanto? 6 trattamenti, io ho ancora 11 giorni. Direi di trattare un giorno intanto, sì. Ok, 10 giorni ancora. Perciò mi servirebbero tecnicamente quanti funghi ancora? 10. 10 funghi. Allora, lascio un po' di peso eccessivo, innanzitutto, perché ne ho decisamente troppa roba. Mi dispiace liberarmi del mio martello pesante, però pesa. Purtroppo pesa. 2 kg sono tanti. Piede di porco mi servirà. Segaccio pure. Attrezzi anche. Perché vorrei farmi. Innanzitutto le mie frecce si stanno rompendo e una è già rotta, quindi dovrei per forza. Lascio le bibite che stanno meglio, mi prendo quelle che stanno andando a male. Ok, ho fiammiferi, questi mi servono. Vedete, la freccia ha ancora un utilizzo, se becco un corpo. Se invece becco per terra, la neve dovrebbe durare ancora 2 utilizzi. Intendo a bersaglio mancato. Beh, i budelli seccati non sono poi così essenziali al momento. Va bene, posso lasciare due qua per sicurezza. Fiammiferi ne ho decisamente troppi. Kit da cucito altrettanto. Sono? Sì, va bene così. Quanto ho ancora di peso? Beh, direi che mangiando un po' di lupo. In realtà dovrei mangiare il cervo visto che sta andando a male. E già così rischio di ammalarmi. Ok, non mi sono ammalato, mi è andata bene. E di bere dell'acqua. Quanto è buio fuori e quanto fa freddo sono le domande più quotate in questo momento. È quasi giorno, quindi è il periodo più freddo della giornata. Perché è quasi l'alba. I momenti più caldi sono dopo mezzogiorno fino al tramonto. Sono i momenti più caldi della giornata. La notte vi consiglio di starvene a casa. Ve lo consiglio vivamente. Comunque sono passati 10 giorni e abbiamo già il 40% in meno della nostra energia massima. Miseriaccia. Cioè vuol dire che se arrivo a 20 giorni cosa avrò? L'80% in meno. Si sta caricando troppo a lungo. Dovrei mettere in pausa l'elaborazione del video. Oppure potrei sempre tagliare la parte di caricamento. Ci avete mai pensato? Minchia, ci ha messo pure un bel po'. Ah, ma qui c'erano carne di lupo pungente cruda. Qui avevo fatto fuori dei lupi, ora mi ricordo. Sì, ce n'erano due. Ora mi ricordo che uno l'avevo pure mancato. In ogni caso, direi di andare dove non ho esplorato. La banca l'ho esplorata, mi ricordo che ho aperto la cassaforte per trovare della spazzatura. Del tipo contanti. Fammeli trovare nella vita reale i contanti. Perciò direi di muovermi verso la casa sulla montagna, che dovrebbe essere lì, per l'appunto sulla montagna. Qua non so se l'ho esplorato. Onestamente non ho la più pallida idea se l'ho esplorato. Fatto sta che è troppo buio. No. Me li stavo per perdere. Quindi abbiamo 8 funghi così, il che vuol dire 4 giorni di trattamento. In totale abbiamo 7 giorni su 10 ancora. Mi stavo per perdere quei funghi, vi rendete conto? In realtà non dovrei raccogliere le stiance, perché comunque col cibo sono messo abbastanza bene, effettivamente. Delle pietre ce le ho. Quante pietre ho? Non ho pietre, ok. Allora sì, due mi serviranno. Perché di là dovrebbe esserci un capanno degli attrezzi con un banco da lavoro dentro. Purtroppo è all'esterno.
Ma è l'unico, cioè, è l'unico del quale mi ricordo. Di banco degli attrezzi. C'era qui una casetta sulla montagna, non dirmi di no. Non dirmi di no. Ah, è lì. Mi stavo già perdendo. Ah! Can't feel my hands. Non sento le mie mani. Ho tanto freddo. Però tecnicamente si... Bastardi di un conigli. Sentivo camminare, pensavo fossero dei lupi. Quando mi sono girato, ho visto i conigli muoversi. Dico, ok, mi sta per caricare. Ma qui facciamo il pieno. Potrei prendere dei conigli. Il problema è che ho abbastanza carne di lupo da sopravvivere a lungo. In realtà, prenderli più che altro per il fatto di trattarmi la mia. I miei parassiti intestinali. Una merendina. Is it food or... Cosa dovrebbe essere il fenomeno dei parassiti intestinali? Però questo è il suo nome. Me lo sono ricordato adesso. Beh, tecnicamente ho 100, 400, 700, 800, 2000, 3000, 4000 calorie. Più queste due cucinate dovrei avere 5000 calorie. Che vuol dire che sopravviverò abbastanza a lungo. Direi di dormire 2 ore così diventa giorno. No, dai, una basta. Così recupero un po' di calore, dovrebbe essere giorno, tra l'altro. Nel senso che farà più caldo almeno. E mi muoverò verso il capanno degli attrezzi così mi faccio una freccia. Oh, qua non ho cercato. Ecco. No, come volessi dimostrare. Lampada di metallo per la ferraglia non mi serve. Oh, un altro. Ok. Sono io che ho le, come dire, le aspettative troppo elevate in questo gioco. Però mi dimentico ogni volta. È che mi dimentico ogni volta che è interloper. Questo. Ah, sono io. Sono i miei passi. Ah, fanpupo. Che mi preoccupavo. Pensavo fosse un lupo. Come vorrei un revolver? Cioè, tecnicamente lo dovrebbero mettere il revolver in modalità interloper. Perché a differenza del fucile da caccia, il revolver è un'arma debole. È un'arma d'autodifesa, non da caccia. Quindi, ok, negli attacchi dei lupi. Il punto è che, senza armi da fuoco, una regione come Black Inlet diventa abbastanza inutile, se non per il coso che ripara. Che ripara gli oggetti rotti durante le notti invernali. Quello è il capanno degli attrezzi con il tavolo di cui vi parlavo. Prima vorrei esplorare per dei funghi. Dicevo che quel posto diventa inutile se non per il... Ok, io sono a posto. Ho abbastanza funghi per curarmi l'intero... Gli interi parassiti intestinali, interamente. E quindi... Quello stabilimento per la produzione delle munizioni e molti libri diventano inutili senza armi da fuoco. Quindi non lo so, mettere almeno il revolver, secondo me sarebbe una scelta logica. E comunque, le... I colpi di revolver sono deboli, a meno che non si faccia headshot, non faranno niente. E contro gli orsi e i lupi, e contro gli orsi e le alci, non fanno un baffo, ve lo dico già. Gli orsi sì, continueranno a sanguinare fino alla morte, ma l'alce veramente ci vogliono circa 8 colpi in testa per ucciderlo. Quello è un cervo morto? Potrei anche raccoglierlo, onestamente. Quindi capite che non è un'arma molto potente da avere, ma comunque è utile. E poi pesa 1,25 kg. Portarla con sé è sempre un peso. In ogni caso, dovrebbe essere una cosa intelligente tenerla. Vorrei accendere un fuoco per... Vediamo se funziona la lente di ingrandimento, lo faccio. Ok, non funziona. Anche perché non c'è il sole. Però sto congelando. Facciamo che correre... Verso la casa. Dentro la casa dovrebbe esserci della roba, visto che non l'ho mai esplorato. E il punto è che mi riscaldo e poi provo a rifarmi le frecce. Just want to lay down for a bit. Un double! Dove cavolo sei? Un solo utilizzo per la freccia. Yabadabadu. Yabadabadu. Sì, segui, segui, che... Dove sei? Dove sei? Ah, eccolo. Che tanto io vado verso la casa e non mi puoi fare niente.
Peccato che non puoi aprire le porte, piccolo lupo. È un vero peccato. Oddio mio, è chiuso a chiave, ma un piede di porco, perché? Ah, cazzo. Mi ero dimenticato. Questo è Paradise Meadows. Questa casa si apre solo a chiave. La chiave la devo cercare su un cadavere qui nei paraggi. Penso sia nel capanno degli attrezzi il cadavere. Oddio. Oddio mio. Vero, vero che siamo amici, vero? Farai finta di niente di quello che ti ho detto finora. Il cadavere deve essere nei paraggi della casa. Sapete cosa? Facciamo un inganno della cadrega. Gli facciamo caricare un coniglietto. Il fatto è che sto morendo di ipotermia. Coniglio! Vai! Vai di là! Boh, boh! Sei pure stupido. È brutto che i conigli siano più lenti dei lupi, perché una volta che li caricano sono finiti i conigli. Cosa che non mi piace. Il fatto è che lo vorrei colpire in testa, che se questo qui inizia a scappare, mi scappa per tutta la mappa con la mia freccia. So che con l'ipotermia non è facile mirare. Ok. Ho laggato un pochino per qualche... perché comunque sto lavorando un video, come vi ho detto. Devo raccogliere le due frecce. Il cadavere dovrebbe essere qui. Corda d'alpinismo, no? Era qui! Cambia di posizione! Era qui, me lo ricordo benissimo. Una volta ero partito in... quando giocavo in modalità Voyager, tanto tempo fa, era uscito questo aggiornamento di Milton. E questa parte non è che l'hanno spostato nel cassetti. Qui c'era un cadavere con una chiave. Che sia nei paraggi. L'hanno spostato, mi sa, nel trattore. Quanto ho? Meno 7, porca miseria. Oddio, finché è vero che è morto. L'ho ucciso 2 secondi fa. Me ne sono già dimenticato. La macchina? Sarà nel cruscotto della macchina allora. Cerchiamo. Antidolorifici, barrette e cereali. Televisore? Non c'è. Ma che cavolo è quella chiave? Ma che cavolo? Vabbè, io li raccolgo i funghi reishi nel frattempo. Oh, eccolo qua. Eccola qua, a posto. Ce la farai, fai l'ometto per una volta. Dai, finisci di lamentarti. Ah, aperto, ce l'abbiamo fatta. Chissà cosa ci sarà dentro questa casa. Un tagliavento? No, è un maglione di lana sottile. Ok. Non male. Stivali da trekking. Un bengala. Non male, non male. Vuoto. Un libro di ricerca magari mi farebbe molto comodo, onestamente. No, purtroppo no. Maglioni di lana. Mi pare di averne già due di maglioni di lana sottile. Sì, esattamente due. Poi di che condizioni sei? Logoro. Logoro. Non ne voglio più. Logori. Vuoto, ovviamente. Libro, libro. Dietro il computer non c'è niente. Ma non c'è niente. Scaffale. Lanterna antivento. Barca Could end up semplice. being useful. No. Purtroppo no. Una volta sarebbe stato utile. Ora non lo è più. Sempre che io non possa mettermi tre camicie sopra. Qua è figa questo cappotto di lupo seminuovo. Per ripararlo invece mi serve una pelliccia di lupo. Ok, seccata. Per forza, se no. Se non è seccata non va bene. Deve per forza essere seccata. Vediamo, ok. Ma almeno dentro questa casa fa caldo. Un computer? Qualcuno vuole un computer? Lo rivendo a prezzo economico. Una radio. Non è una radio, è uno stereo. Impianto stereo.
Lì c'è la camera da letto, potrebbe esserci qualcosa di utile là dentro. Una pentola vedo. Siamo qui, che probabilmente mi farò tutti quegli elisir di fungo. Fungo reishi. Caffè? Figurati. Zuppa di pomodoro. Vuoto, tutto vuoto. Qui che cos'è? Un bicchiere a terra. Freezer? Vuoto. Non mi stupisco. Niente, niente. Sotto non c'è niente, neanche un fiammifero magari, nulla. Oh, non male. Zolfo. Anche questo. La polvere da sparo alla fine, ora che ci penso, la polvere da sparo serve. Come questo oggetto qua. L'accelerante per il fuoco. Ha lo stesso utilizzo. Si utilizza un 0,10, se non sbaglio, della polvere da sparo per accendere più in fretta il fuoco. Quindi alla fine non è Wonder if così this is inutile. any good to eat. No, 0%. È andato male. Come fa il sciroppo d'acero ad andare a male? È in cattivo stato. Cracker? Anche i cracker stanno andando a male. Vai tu. Mi sa che la roba comunque va male a prescindere in tutto il mondo con il tempo che passa. Quindi arriveremo ad un certo punto. Perché il cibo per cani che abbiamo trovato nel supermercato, dal benzinaio, era tutto intorno al 9%, 5%. Tutto andava male. Quindi mi fa pensare che contemporaneamente tutta la roba in scatola vada male mentre noi giochiamo. E arriverò ad un certo punto dove magari tornerò, che ne so, alla città costiera e mi ritroverò con tutto il cibo che è andato male. Magari fagioli in scatola, tutta la roba da mangiare è andata male. Sarebbe orribile. Anche perché essendo cibo in scatola dovrebbe durare, che ne so io, di più. Keep the lamp burning. Eh sì, ma io non uso la lanterna e questo è il problema. Sciarpa di cotone seminuova, peccato che non mi serve, ma apprezzo il pensiero. Il baule, suppongo che sia vuoto. Figurati. E qui non c'è niente. Su questo divano, nella modalità storia, c'era un prigioniero ferito. Se vi guardate la modalità storia sul mio canale lo vedrete. Si chiama Hobbs, come Shaw e Hobbs. Allora, direi di raccogliere. Se ne è mangiato un bel pezzo, eh. L'infame. Raccogliamo il coniglio e anche i suoi budelli. Più che altro per aumentare la nostra abilità in raccolta carcasse. Che dovrebbe essere a quanto? Quindi lo lascio, la pellice non mi serve. A quanto dovrebbe essere la nostra abilità in raccolta carcasse? Mazza quanto mi lagga. Quasi al 5. Cucina al 4. Arma da fuoco fucile. Quando avrò voglia di leggere quei libri, magari. Rammendo sono al 2. Tiro con l'arco sono quasi al 3. 2 e mezzo in realtà. Produzione armi faccio schifo. Arma da fuoco revolver faccio schifo. Ok. Quanti giorni sono sopravvissuto? 29. Vedete, questa è la mia prima run. Però sto facendo una run parallela in Stalker. Per imparare un po' di meccaniche nuove. Questo lo lascio a seccare. Qui ho già cercato tutto. Direi di lavorare i funghi, visto che sono, come dire, al caldo. Ne faccio. Beh, posso farne ben 10. Ci lavoro un'ora, direi. Così nel frattempo arriva mezzogiorno. Sei stanco? Allora, quanto ho io? 1, 2, 3, più 4, faccio 7 giorni. Me ne serve un altro, ancora tre. Ma li lavorerò nel frattempo mentre pollirò le tisane. Direi di dormire 4 ore. Così arriva il momento più caldo della giornata. Sempre che non avevi una bufera. Ok. Sto morendo disidratato. Avrei dovuto. Ma gli antidolorifici in realtà non mi servono, sapete? No, lascio questi che stanno. Tanto non mi servono. Non mi dà fastidio la vista sfocata. E direi di. La tisana di corteccia me la tengo come riserva per le emergenze. Direi di mangiare della carne. Perché così, tanto mi diminuisce la sete in ogni caso. Mangio la carne nel frattempo e poi bevo l'acqua. Ok, voglio arrivare al massimo. Perché mi tengo per forza il buff.
Dei 5 kg lo voglio assolutamente. Figuriamoci, già ho problemi a tenere. Devo anche farmi dell'acqua ora che guardo. È rischioso berlo, perché mangiare cibo in cattivo stato vi farebbe ammalare. E non so la percentuale esatta, non ho letto la wiki, però è abbastanza elevata, potete credermi. Vediamo se c'è un fuoco fuori. Direi di raccogliere la mia freccia. Azioni, raccogli. E poi andrò nel capanno degli attrezzi e mi farò 2 frecce. Finché arriva il buio, finché c'è tempo e c'è un po' di luce. Adesso non dovrebbe fare troppo freddo. Perché le aste di frecce me ne sono portate 4 con me nella nuova regione. In realtà vorrei farmene di più. Appena farò il giro, mi devo raccogliere anche della ferraglia. E appena arrivo al. A Forlorn Maskeek mi fermerò nella tenuta di dispensa a farmi altre punte di frecce. Perché 2 frecce sono troppo poche. Mettete che sbaglio un colpo. Finora non mi è capitato, ma non sbagliare, nel senso, sbaglio e lo colpisco una zampa, il lupo invece che in testa. Quel lupo mi scapperà con la mia freccia. È difficile che io riesca a trovarla, a recuperarla. Più che altro mi toglierebbe molto tempo. Piuttosto lo lascio scappare con la freccia, tanto so di averne tante di riserva. Ce n'è un altro. Ah, porca miseria. Ma vai a caccare. Può entrare nella casa? Secondo voi, può entrare nella casa? No, non può entrare nella casa, è a posto. Niente con la lente di ingrandimento. Mi chiedo se può entrare nella casa, onestamente. Io non credo. Intanto mi tengo la torcia, casomai l'accendo, poi la lancio in faccia. Oh! Può entrare come? È solo che mi sono nascosto dietro. Lui non aveva il mio odore. Quando mi sono nascosto dietro il macchinario, lui non mi vedeva più. Per questo mi ha lasciato stare. Io pensavo che invece fosse. Ancora. Ancora. No! Ho bruciato un fiammifero. Ho bruciato un fiammifero, porca miseria. Ma ho già bevuto. Mi pare di aver già bevuto una dose di antidolore. Oh, qua non ho cercato. Figurati. Figurati se trovo qualcosa. E in ogni caso, direi di accendere una torcia. Mangiare carne. Io ho fatto le 2 frecce, c'è ancora la bufera fuori, perciò dormiamo altre 2 ore. La grande. Bufera del cavolo. Perdi in cibacco di una bufera. Ancora. È rotto però, eh. Quanto puoi durare? Ma cos'è? Devo morire qua dentro? Non posso né studiare né fare niente. Oh, alla buon'ora.
Un giorno intero è durata sta bufera. Con tutte le tegole, boom 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 boom. Che bello. Fatto sta che almeno posso dormire quanto voglio, nonostante... Perché ho i parassiti intestinali. Se invece siete troppo riposati non si può dormire. Vi dice proprio, sei troppo die. Questa non è una buona cosa. Adesso devo dormire per forza 10 ore. Perché mi è venuta un'intossicazione alimentare mangiando carne avariata. Vabbè, io mangio tutto a sto punto che me ne frega. Così imparo a rompermi le scatole. In ogni caso, dovrò usare dei funghi perché non ho antibiotici. Non ho scelta. Per trattare l'intossicazione alimentare. E poi dovrò dormire 10 ore di nuovo. E altro tempo perso alla grande. Lo sta che perdo anche i liquidi dormendo 10 ore. Per forza dormire 10 ore. Oddio mio. Va sempre così. Oh. Meno male che ho abbastanza funghi, sennò mi sarei arrabbiato. Ok, intossicazione alimentare curata. È ancora buio. Ma non è un problema per me. Guarda, me ne viene un'altra, sono a posto. Cosa fa l'intossicazione alimentare? Fa male. Parlando papale papale fa male. Nel senso che vi toglie il 10% della salute ogni ora fino a un minimo di 15% della salute massima. Il che vuol dire che perfino una scorreggia sarà letale. Non vi consiglio mai di arrivare a quel punto. Non so che puzza. Non ho niente che puzza. Eppure. Tre funghi. Oddio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok, c'è ancora questi qua da cucinare. Sono a posto. Mi stavo preoccupando. Poi ho cercato. Vestiti da riparare non ne ho, effettivamente. Tranne questi. È troppo buio per ripararli. Però panni quanti ne ho? Ne ho uno solo. Ah sì, strappiamo questo. Ah, è impossibile frantumare al buio. Potrei tagliarmi le mani. Però posso aprire le carcasse al buio. Che ragionamento. Dovrebbe fare tanto freddo perché è buio, ma io non ho intenzione di stare fermo qui. Ho intenzione di spostarmi verso la chiesa di San Cristoforo. Mi ricordo di questa chiesa perché l'ho fatta recentemente in modalità storia. Si trova sulla sinistra, scavalcando la montagna che si troverà alla mia sinistra adesso. Vi faccio. Ancora nevica però. Però dovrei farcela in tempo prima di morire di freddo. Quello è un cervo. La montagna di. La chiesa di San Cristoforo dovrebbe essere a sinistra dopo questa montagna qua. Dovrei vedere un laghetto, se ricordo bene. Uno di quelli mi servirebbe. Perché ho solo due aste di frecce. Con uno di questi mi faccio tre frecce. Ne raccolgo due. Dai, due. Bastano. Dietro questa montagna dovrebbe esserci un laghetto. E una volta superato il laghetto dovrei arrivare alla chiesa di San Cristoforo. Se non sbaglio. Quanto mi sta bagnando i vestiti? Non troppo. Sono a posto. Però quello sembra un lupo. Eh già. Sono spaventato! Che figo il giubbotto! Ho andato per il giubbotto. Infermità, congelamento. Ok, questo è il laghetto, quindi sulla mia destra dovrebbe esserci la chiesa. Perché vado alla chiesa? La domanda è perché no. Voglio esplorare tutta la regione, per quel che mi riguarda. Questa è la chiesa, perfetto. Allora, non mi sbagliavo, per una volta non mi sono sbagliato. Anche perché l'ho fatta tipo 2 giorni fa questa regione, quindi... Non tutta, onestamente. Fino a qui. E non sono andato dall'altra parte. Però da quel che so anche dall'altra parte. In ogni caso, per festeggiare, direi di accendere una candelina per aver superato i 30 giorni, gente. 30 giorni. Vabbè, però questa candelina rossa non aumenta tanto la visibilità. Questi sono libri. Direi che sono Bibbie. Perciò vorrei evitare di usarle come combustibile anche perché... Penso che il signore sia abbastanza arrabbiato con me, visto che mi sono beccato l'intossicazione mentale e anche quel 1% di
di probabilità di beccarmi i parassiti intestinali e io l'ho colta al volo, la mia opportunità, perciò non vorrei farlo arrabbiare ancora di più. Questa è sicuramente una Bibbia. Sicuramente una Bibbia questa. Beh, non ho trovato niente, tranne questo letto sul quale potrei dormire. La nostra candelina per festeggiare. Dormiamo un'oretta. In ogni caso, gente, questo è la fine dell'episodio. Mi auguro vi sia piaciuto e mi auguro di vedere nel prossimo video. Inoltre, vi auguro una buona serata e bella bella!